Va ora in onda Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini. Il Teatro Metastasio di Prato festeggia i 60 anni dalla riapertura del suo teatro principale, il Teatro Metastasio, e i 50 anni dall'invenzione del Teatro Fabricone, con spettacoli, mostre, convegni. Di tutto questo ci parla il direttore del Teatro Metastasio, Massimiliano Civica, nostro primo ospite. E poi ce ne parla anche Lisa Ferlazzo Natoli, regista dello spettacolo insieme ad Alessandro Ferroni della Casa di Argilla, dello spettacolo Beautiful Creatures, che potremo vedere proprio al Fabricone in occasione di questo festeggiamento. Ci spostiamo poi a Firenze per parlare con la danzatrice e coreografa Camilla Monga del suo nuovo lavoro Passage Paysage ai cantieri della Goldonetta di Firenze. E infine avremo con noi al telefono Giorgia Cerruti della Piccola Compagnia della Magnolia, che ci presenta Hotel Borges, questo in scena al Teatro Goldoni, sempre a Firenze. Ben ritrovati all'appuntamento con il teatro, la danza, le arti della scena. Un saluto dalla regia da Giovanni Mori e al microfono da Rodolfo Sacchettini. Nuova puntata di Luce d'Italia con molti ospiti. Prima di iniziare vi ricordo naturalmente gli orari di questa trasmissione, che va in onda due volte al mese, il primo e il terzo mercoledì alle 15.40, poi replica i venerdì successivi la mattina alle 10.40. Vi ricordo anche che questa puntata, così come tutte le puntate di Rete Toscana Classica, dopo la messa in onda della replica vengono caricate anche sul nostro sito internet, su tutte le piattaforme audio, quindi le potete comodamente ascoltare lì o riascoltare. Ultima informazione, mi potete scrivere all'indirizzo info@retetoscanaclassica.it. E dunque cominciamo questa nuova puntata di Luce d'Italia. Come vi avevo anticipato, il nostro primo ospite è Massimiliano Civica, direttore del Teatro Metastasio, che abbiamo il piacere di avere al telefono. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno, grazie a voi. Dunque, prima parte di questa puntata la dedichiamo a un festeggiamento davvero importante, una ricorrenza assai significativa per Prato, ma non solo per Prato, come viene ben detto fin dal titolo di questo progetto. Sto parlando di due anniversari, in realtà: i 50 anni dalla riapertura del Teatro Metastasio di Prato, il teatro diciamo storico della città, e anzi 60 anni, scusate, dalla riapertura, e i 50 anni invece di apertura del Teatro Fabricone, che è l'altra grande sala che ormai da mezzo secolo accompagna la programmazione dello Stabile della Toscana. Due spazi teatrali quanto mai diversi, ma che si sono nel corso della storia, ultima recente storia, ma ormai neanche più così tanto recente, e hanno saputo dialogare in maniera davvero significativa per il teatro italiano. Allora, questa ricorrenza ha dato spunto a un progetto che si intitola Il 2024 a Prato, la festa del teatro italiano. E allora vediamo questi festeggiamenti come vengono organizzati, Massimiliano. Allora, prima di tutto parliamo degli spettacoli. Abbiamo creato due progetti straordinari. Il primo per i 50 anni dall'invenzione del Teatro Fabricone, dove si è svolto il laboratorio di Ronconi a Prato, un laboratorio che ha saputo in qualche modo gettare i semi di un pensiero nuovo del teatro. E vi ricordo che il Teatro Fabricone è stato il primo teatro al mondo ad essere inventato in uno spazio ex industriale, quindi tutti i teatri che poi negli anni successivi si sono sviluppati in tutto il mondo da ex fabbriche hanno il loro prototipo nel Fabricone. Il Fabricone è stato anche uno spazio per stravolgere il rapporto consueto tra drammaturgia e spazio teatrale, con allestimenti che non usavano più il palcoscenico e la frontalità. Per questo, per ricordare la storia del Teatro Fabricone, abbiamo chiesto a Lisa Ferlazzo Natori, alla compagnia La Casa d'Argilla, di immaginare uno spettacolo
che in qualche modo omaggiasse la storia del Fabbricone come spazio di grande inventiva per il teatro. Loro realizzeranno uno spettacolo che si chiama Beautiful Creatures, che è un omaggio a Giuliano Scabbia. Siamo stati così fortunati da poter unire uno spettacolo per la storia del Fabbricone all'omaggio a un grande drammaturgo toscano e nazionale che è Giuliano Scabbia. Quindi il Fabbricone sarà abitato da degli spettatori che in più turni, in gruppi di 50, assisteranno a uno spettacolo che si snoda per tutto lo spazio del Fabbricone, dal foyer addirittura ai camerini, tutto il palcoscenico, la platea, il posto sotto ai macchinari che permettono di alzare la platea. Quindi uno spettacolo importante che sarà visibile solo a Prato. Solo a Prato, al Fabbricone, dal 22 al 27 ottobre, e fra poco ci raggiungerà proprio Lisa Ferlazzo-Natoli al telefono, ci racconterà, diciamo, un po' in anteprima, vediamo cosa ci svela, perché si tratta di un progetto speciale in prima assoluta, naturalmente. Sì, assolutamente, perché per questo progetto abbiamo vinto anche un premio, i progetti speciali del Ministero. Poi invece, per festeggiare i 60 anni dalla riapertura, dal restauro del Teatro Metastasio, abbiamo chiesto a un'altra grandissima artista italiana, Claudia Castellucci della Societas Raffaello Sanzio, di pensare alla sua maniera, quindi in modo visionario, un omaggio al Metastasio. E Claudia Castellucci sta realizzando uno spettacolo che si chiama L'infinito carnale, in cui tenta di tradurre la metrica delle poesie metastasiane in una danza, in un uso dello spazio. Quindi anche qui un omaggio, ma un omaggio pieno di creatività, pieno di reinvenzione. Anche questo spettacolo sarà visibile solo a Prato. Inoltre, per i 60 anni del Teatro Metastasio, abbiamo pensato insieme alla Camerata Musicale di Prato un concerto sulle arie più famose del Metastasio. Quindi questi sono gli appuntamenti più prettamente spettacolari. Inoltre ci sarà una mostra su Giuliano Scabbia a Palazzo Pretorio. Ecco, questa che è appena inaugurata, esatto, pochi giorni con fa. Con grandissimo successo, sì, e con due performance all'inizio con i sacchi di sabbia. E poi una mostra che fotografica di materiali d'archivio, video, che è dedicata invece al laboratorio di Ronconi, che si svolgerà al Teatro Magnolfi. Al Teatro Magnolfi ci saranno anche 3 giorni di convegno, appunto sull'esperienza del Teatro Fabbricone di Prato, con Gaia Olenti, Dacia Maraini. È stato un momento incredibile, perché il teatro si è posto come luogo di incontro tra discipline diverse, come l'architettura, l'urbanistica, la moda, la filosofia, e lì per 3 giorni diversi studiosi, con alcuni contributi video importanti, ripenseranno quella incredibile avventura artistica che è stato il laboratorio di Ronconi a Prato. E un giorno del convegno invece sarà dedicato a Giuliano Scabbia, al suo pensiero di animatore teatrale. Questo perché vogliamo rendere omaggio a Giuliano, ma anche perché c'è stata una grande consonanza tra il Ronconi del laboratorio e Giuliano Scabbia, inventore di spazi teatrali e di passeggiate teatrali fuori dal teatro. Su questo mi verrebbe da farti una domanda, appunto, perché sicuramente la storia di Luca Ronconi si intreccia in maniera fortissima con la storia di Prato, anche in maniera dolorosa, perché poi la vicenda del laboratorio di Prato non finirà bene, insomma, e diventerà poi anche oggetto di discussione per molti anni, di memorie, di eccetera eccetera. E ecco, come mai appunto questo accostamento di un altro grande del teatro come Giuliano Scabbia, ma sicuramente con una matrice molto molto diversa, questo accostamento Luca Ronconi-Giuliano Scabbia? Ma è un accostamento che ci è venuto in mente perché c'era il desiderio, appunto, della compagnia La Casa d'Argilla di lavorare su Giuliano Scabbia. In più noi, come Fondazione Metastasio, facciamo parte del consiglio di indirizzo della Fondazione Giuliano Scabbia, e quindi c'era parso giusto cogliere l'occasione dei 50 anni del Fabbricone
per riuscire a parlare anche, visto che facevamo uno spettacolo ispirato a lui, dell'opera di Giuliano Scabbia. I collegamenti sono estremamente fertili e fruttuosi perché i Ronconi del laboratorio e Giuliano Scabbia di tutta una vita hanno lavorato per portare il teatro in mezzo alla gente, per ridare al teatro una funzione alta di pensiero, di socialità, di intervento politico, e quindi ci è sembrato opportuno cogliere l'occasione di festeggiare il Fabbricone unendo un piccolo omaggio a Giuliano Scabbia. Ecco, benissimo. Ricordo allora anche la mostra dedicata a Ronconi, che si svolgerà dove la mostra? Dove viene allestita? La mostra viene allestita negli spazi del Magnolfi, al primo e al secondo piano. Al primo piano ci sarà del materiale d'archivio di vari spettacoli del laboratorio, dell'archivio del Metastasio. Al secondo piano ci sarà la proiezione di 4 spettacoli che hanno fatto la storia del laboratorio di Ronconi, mentre un pezzo della scenografia, La Torre, sarà ospitato dentro il Teatro Magnolfi, e sempre dentro al Teatro Magnolfi si svolgerà il convegno. Ecco, benissimo. Quindi diciamo Prato, con tanti dei suoi spazi, è impegnato in questo omaggio plurimo, quindi al Magnolfi, anche sede storica di quello spettacolo straordinario che furono Le Baccanti, interpretate dalla solitaria Marisa Fabbri, che attraversò questa straordinaria opera proprio al Magnolfi. Poi abbiamo appunto al Palazzo Pretorio e la mostra dedicata a Giuliano Scabbia, Teatro di Poesia negli Spazi degli Scontri, e a seguire tutte le altre iniziative che abbiamo ricordato. Bene, direi dunque che è un grande festeggiamento. Che cosa ti auguri, diciamo, come obiettivo, no? Che partire in questa maniera è veramente usare gli anniversari in una maniera anche non solo celebrativa. Mi sembra anche questa idea di questa attenzione al laboratorio, per esempio all'esperienza del laboratorio di Ronconi degli anni 60, secondo te è qualcosa che può interrogarci ancora oggi, oppure veramente erano condizioni irripetibili? Ma sicuramente erano condizioni estremamente favorevoli. La nostra idea nel creare questo insieme di festeggiamenti è quello di sfruttare questa occasione che ci è offerta dal passato, dalla tradizione, per proiettarci nel futuro. L'area del Fabbricone sarà oggetto di un grandissimo progetto di riqualificazione urbana. Il Fabbricone e il Fabbrichino verranno restaurati, ampliati, c'è un grosso progetto sull'area del Fabbricone che ha vinto un bando europeo per farne la porta d'ingresso di Prato, e quindi questo laboratorio, il convegno, serve anche per ricordarci il coraggio e la visionarietà che hanno avuto grandi artisti del passato, per iniziare a pensare come poter trasformare il Fabbricone in un luogo che, rispettando la sua tradizione, inventi il futuro. Benissimo, quindi davvero si guarda indietro ma si guarda anche molto avanti. Allora noi ringraziamo moltissimo il direttore del Teatro Metastasio, Massimiliano Civi, che gli facciamo anche un grande in bocca al lupo. Crepi il lupo e grazie a tutti voi. E noi ci ascoltiamo naturalmente una serie di arie da Pietro Metastasio, con la musica dei grandi compositori. Iniziamo con Vivaldi e arriveremo a Mozart. Oh.
La musica di Vivaldi e le parole di Metastasio ci accompagnano in questa puntata che, come avete sentito, inizia proprio con un omaggio a Pietro Metastasio in occasione dell'anniversario della riapertura, 60 anni che verranno festeggiati, 60 anni dalla riapertura del Teatro Metastasio di Prato. Ma come ci diceva Massimiliano Civica pochi minuti fa, sono anche i 50 anni dalla apertura, o forse per meglio dire invenzione proprio, dello spazio del Teatro Fabricone, che verrà festeggiato in vari modi, ma diciamo l'appuntamento principale è lo spettacolo Beautiful Creatures, Terre di Lupi, di Lantanidi e Ginestre, e regia Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni della Casa d'Argilla, progetto davvero speciale. Con noi al telefono abbiamo il piacere di avere Lisa Ferlazzo Natoli. Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito. Allora, prima preoccupazione: Terre di Lupi di Lantanidi, e si pronuncia così? Ho sbagliato? Si pronuncia esattamente così. Però mi sfugge in questo momento il significato. I Lantanidi sono le terre rare, sono dei minerali che sono un po' turbolenti, perché se da una parte per un lunghissimo periodo hanno costituito, diciamo, la materia fondamentale per esempio degli schermi televisivi, no? E quindi hanno qualcosa di incantevole, ma d'altro canto hanno prodotto anche residui, scorie estremamente complessi da assorbire per il pianeta, ecco. Per quello li abbiamo scelti. Ecco, luminosi e pericolosi. Luminosi e pericolosi, benissimo. Allora, un titolo molto affascinante, molto ricco, con parole assai evocative. Questo spettacolo, che è davvero molto particolare, adesso ci spiegherai perché, lo potremo vedere tra pochi giorni, perché la prima assoluta è fissata per il 22 ottobre e poi continuerà fino al 27. Vi consiglio di andare sul sito internet, perché ci sono più orari nella stessa giornata, ore 19.30 e 21.15 dal martedì al sabato, poi 16.30 e 19.30 domenica. Insomma, è una fruizione, avete capito, molto molto particolare, e un spettacolo che nelle intenzioni vorrebbe ridisegnare completamente la grande architettura del Teatro Fabricone, uno spazio che proprio alle sue origini era stato ridisegnato, forse disegnato o reinventato, da Luca Runconi, un nome che ritorna molto in queste settimane. Allora Lisa, vediamo che cosa ci puoi anticipare senza rovinare la sorpresa. Sì, ma infatti tu hai usato una parola che abbiamo usato anche noi all'inizio, ridisegnare, e infatti mi colpisce, perché ci siamo resi conto che proprio per la natura, parto dal Fabricone, no? Dall'edificio, magnifico edificio industriale del Fabricone di Prato, che appunto Runconi ha inventato in qualche modo, trasformandolo in spazio teatrale, reinventato, ma allo stesso tempo per ridisegnare significa anche come dire, accompagnarne profondamente la natura. Ecco, quindi questo Beautiful Creatures che appunto stiamo immaginando e stiamo cominciando ad allestire, nei fatti ridisegna il Fabricone seguendo l'architettura proprio dell'edificio industriale originale, ma anche abitandone per esempio gli spazi idraulici sotto la tribuna voluta al tempo da Runconi. Abbiamo attraversato tutti gli spazi, e così si troverà a fare il pubblico, muovendosi in un dispositivo, se vogliamo, in qualche modo espanso, circolare, anche lievemente disorientante, in cui il pubblico andrà ricostruendo tratti di una propria individuale storia, e lo abbiamo fatto abitando la grande sala, il grande centro, il grande cuore con la tribuna e il palcoscenico, che però abbiamo rinominato piazza, in cui si può entrare e da cui si può guardare ciò che accade sulla tribuna. Si potranno attraversare i camerini e tutto il foyer, che diventerà tutt'altra cosa, appunto per non rovinare la sorpresa agli spettatori. Addirittura i magnifici bagni con le mattonelline bianche dietro al foyer, queste bellissime sorta di come chiamarle, camere ottiche, che sono la biglietteria e il bar,
riabitate da dentro e anche delle stanze che di solito non sono assolutamente visibili per il pubblico, saranno piccole stanze installative o stanze sonore. Quindi in buona sostanza quello che invitiamo a fare il pubblico è passeggiare. Passeggiare all'interno degli spazi del fabbricone a proprio andamento, con una certa libertà e disorientamento, e anche seguendo delle indicazioni che questo dispositivo, questa sorta di organismo espanso, piano piano gli darà attraverso luci, suoni, sirene che attireranno il pubblico da una parte piuttosto che dall'altra, come se ci fosse un ciclo di vita o piuttosto di sogno che si attiva a un certo punto, chiudendo le porte del fabbricone e lasciando il pubblico a vagare, per nominare Scabbia, che appunto è l'autore di cui facciamo un omaggio. Ecco, ancora no? Non l'abbiamo citato, l'abbiamo citato prima con Massimiliano Civica, un altro nome insieme a quello di Luca Ronconi, Giuliano Scabbia, che viene anche lui in qualche modo festeggiato, oltre che ricordato e riletto, o con una mostra e con questo spettacolo, perché la drammaturgia originale, se non sbaglio, è ispirata a un testo di Giuliano Scabbia. Assolutamente, non a un testo, quella era l'ipotesi di partenza da cui abbiamo cominciato tutto, cominciato a studiare, ma ci siamo resi conto che in realtà abbiamo cominciato sfogliando un immenso catalogo che è tutta l'opera di Scabbia, che sono le scritture di Scabbia, e per scrittura intendo anche tutta la grandissima opera per disegni, pupazzi, marionette, e lo abbiamo fatto insieme. Tutto il gruppo della Casa d'Argilla, anche perché non si può leggere da soli Scabbia va letta ad alta voce, perché così rilascia proprio verticalmente tutte le immagini, gli esperimenti che ha fatto. Piano piano, in questi giorni di lavoro a tavolino insieme a Roberto Scarpetti, che da dramaturga ha coordinato tutti i nostri scritti, pensieri e desideri, ci siamo resi conto che certe immagini, figure, tratti di dialoghi, motivi, temi ricorrenti o anche forme ricorrenti come le bellissime liste, gli elenchi, le lettere al lupo, ci sono proprio venuti incontro portandoci un umore che ci ha contaminati, e ci siamo resi conto che non potevamo mettere in scena un testo di Scabbia e non potevamo evocare il suo teatro vagante, letteralmente non sarebbe stata questa la forma d'omaggio, ma potevamo lasciarci infettare da quelle che abbiamo chiamato le macchine per sogni e non perché i sogni attengano a un altro mondo, tutt'altro, e soprattutto riuscire a identificare una scrittura per frammenti, per emersioni, come se rimescolando il mondo scabbiano ne fossero uscite fuori delle figure, delle bolle narrative, dei tratti di storie, delle partiture addirittura fisiche che coabitano in questo spazio del fabbricone, in questo mondo che abbiamo chiamato Beautiful Creatures, come se forse tutti fossero incastrati in un sogno lucido ad occhi aperti, che ridisegna i propri desideri e anche la realtà, e queste storie scivolassero come se come dire, le visioni degli uni e degli altri finissero con l'incastrarsi in quelle delle figure che si sfiorano nello spazio. Chiaramente detto così è complessissimo. Scusami. No, ma mi sembra appunto di sentire più che la presentazione di uno spettacolo, come dire, le istruzioni per entrare dentro un sogno, no? O iniziare un viaggio, quindi esattamente. Questo lo dico a chi ci ascolta, non aspettatevi uno spettacolo frontale, così, frontale ma neanche diciamo laterale sembra che qui sia veramente il teatro vagante sia soprattutto riferibile allo spettatore, sì, che potrà vagare, sì, in questo grande spazio. Sì, sì, infatti li abbiamo a un certo punto nelle nostre menti, nei nostri desideri, li abbiamo chiamati passeggiatori, perché in fondo siamo noi stessi passeggiatori delle
delle nostre visioni lucide, dei nostri proprio sogni lucidi, anche con tutta la perturbanza che questi portano, no? Perché ragionando su qual è il meccanismo del sogno, e ripeto, non tanto quello di quando si dorme, ma il tentativo di ricostruzione della realtà che costantemente mettiamo in atto, ricomponendo i pezzi frammentati delle nostre affannose vite. Ecco, e infatti tu parlavi di istruzioni, e tutto comincerà, questo per tranquillizzare gli spettatori, con una sorta di camera iperbarica dove appunto ci saranno delle istruzioni in due grandi schermi che diranno, racconteranno dolcemente agli spettatori come possono muoversi nello spazio, li inviteranno anche a andare un po' oltre, a osare, ad avvicinarsi anche molto alle figure che nel frattempo stanno immaginando, sognando, pensando, costruendo tratti delle proprie vite. Bene, allora non aggiungiamo altre parole, lasciamo la sorpresa. Qui è uno spettacolo, come dire, che immagino giochi anche molto con la meraviglia, quindi l'invito sarà veramente quello di abbandonarsi a questa passeggiata in uno spazio come quello del Teatro o Fabricone, completamente ridisegnato. L'appuntamento dal 22 al 27 ottobre, andate sul sito internet, prenotate, perché immagino che i posti siano limitati, quindi gruppi di spettatori, quindi consiglio andare subito sul sito internet di prenotare per poter fare esperienza di questo progetto, prima assoluta, Beautiful Creatures, Terre di Lupi, di Lantani, di Eginestre, regia Alessandro Ferroni e Lisa Ferlazzo Natoli, che noi ringraziamo moltissimo, ricordiamola, tutta la compagnia La Casa d'Argilla impegnata in questo progetto, quindi un grande in bocca al lupo, Lisa, e a presto. E viva il lupo, e grazie.
Parole sempre di Pietro Metastasio, o la musica di Carlo Broschi, aria, l'aria che abbiamo sentito è Non sperar, non lusingarti, da Le Cinesi. E dunque, e adesso ci spostiamo da Prato a Firenze e in modo particolare ci spostiamo ai cantieri della Goldonetta di Firenze per parlare della nuova stagione della Democrazia del Corpo, la stagione ideata da Virgilio Sieni, ma noi lo facciamo attraverso uno spettacolo che abbiamo scelto, che è il progetto di Camilla Monga e Federica Furlani, e dal titolo Passage, Paysage. E con noi al telefono abbiamo Camilla Monga. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, sabato 19 ottobre ore 19 e domenica 20 ottobre ore 17 arriva questo tuo nuovo spettacolo, che ha un titolo, appunto, potremmo dire una sorta di gioco di parole o comunque un'assonanza tra parole francesi, e questo passage, sì. Paysage. E iniziamo da qua, iniziamo un po'. Che suggestione ci lanci con questo titolo? Proprio letteralmente lo spettacolo si divide in due quadri, uno intitolato Passage e l'altro Paysage. Inizialmente il progetto è nato con il primo quadro, quindi il titolo era solo Passage, proprio perché eravamo all'interno di uno spazio con una profondità immensa e molto stretto. E avveniva la coreografia e anche la musica avveniva all'interno di questo spazio molto suggestivo dove appunto echeggiavano i suoni del set elettroacustico di Federica Furlani. Federica suona la viola e ha creato questo set di musica elettronica e acustica, e in questo spazio, proprio grazie alle risonanze e alla particolarità anche del dell'architettura, tutto veniva rimbalzato. A livello coreografico siamo ovviamente in due in scena, io e Chiara Montalbani. Ogni suono creava un dialogo, un pretesto per unirci, ma sempre in questo spazio enorme dove in qualche modo ogni nostro gesto veniva disperso in questa profondità, quindi letteralmente era una sorta di passaggio. E poi in una seconda fase del lavoro è diventato Paysage, perché siamo usciti da questo tunnel e tutta la coreografia e anche il suono è proiettato verso l'ambiente esterno, quindi ogni stimolo musicale diventa un bordone, diventa musica d'ambiente, e la nostra coreografia, invece di disperderci, ci unisce, quindi da un duetto in cui siamo molto lontane anche fisicamente, poi ci si unisce per ammirare invece qualcosa che ci circonda e non è più in una sfera troppo individuale. Ecco, quindi penso soprattutto alla prima parte che raccontavi, Passage, descrivevi questo spazio particolare dove è nato il lavoro, però che poi avete adattato anche in contesti spazialmente differenti. Esatto, esatto. Infatti nella versione teatrale il passaggio è delimitato da un fascio di luce che evoca appunto la profondità di questo spazio che ci ha ospitato originariamente, e poi la coreografia si sviluppa sia in termini drammaturgici, quindi arriva il nostro sguardo esterno verso l'ambiente che ci circonda, e questo succede grazie alla suggestione musicale, quindi da una narrazione sonora molto industriale arriva poi alla musica d'ambiente che proprio evoca il suono paesaggistico della natura.
Ecco, un accostamento molto particolare, quello del suono della viola con il tappeto sonoro industriale. Sì, assolutamente. Poi è uno strumento melodico che però, grazie al set elettronico, acquisisce una partitura ritmica. Quindi è interessante come il suono della viola diventi quasi una percussione. Appunto, poi si materializza, comunque riesce a fondersi in questo bordone finale dove appunto non c'è più né melodia e né ritmo, quindi diventa un ibrido tra le due cose. Che rapporto si instaura tra tu e l'altra danzatrice, Chiara Montalbani? Che tipo di rapporto? Io ho visto delle immagini di costumi anche molto simili, mi sembra, no? Che ci sia un... Sì. Che tipo di relazione c'è? Sì, siamo molto simili fisicamente, però siamo molto diverse tecnicamente. Abbiamo due approcci completamente diversi. Lei viene da un ambito più accademico e lei è il mio alter ego accelerato, nel senso che ha tempi molto più veloci dei miei, e questo, cioè, dà l'idea di essere il mio alter ego in una dimensione più accelerata che io tento tutte le volte di abbracciare, di incontrare, e invece questo non succede mai, forse verso la fine, verso appunto all'interno del secondo e ultimo quadro, il paesaggio avviene effettivamente un incontro più didascalico, però all'inizio è proprio un tentativo di raggiungimento, però mai, che non si realizza mai. Questo è molto interessante. Allora Camilla, prima di salutarci mi faceva piacere chiederti qualcosa del tuo percorso. Ci puoi raccontare un po' il tuo percorso da danzatrice, come è iniziato e come si è sviluppata? Certo, io ho studiato all'Accademia Paolo Grassi di Milano ancora 15 anni fa e da lì mi sono interessata alla danza contemporanea, a tutte le sue forme, ma soprattutto avevo questo interesse molto attento sulla danza pura, quindi sul ritorno molto arcaico di studiare proprio il gesto danzante e anche su una dimensione molto astratta della danza e della musica. Poi ho continuato questo percorso e questo studio in Belgio da Teresa de Tiersmacher e ho continuato a studiare a Parts Academy e da lì mi sono formata come coreografa. E poi ecco, sono tornata in Italia a fare i miei progetti e c'è veramente una linea rossa che li congiunge tutti, c'è questo interesse nello studio della musica, in cui appunto la musica diventa una narrazione sonora, non è una narrazione da teatro, è più una guida al gesto, una drammaturgia che grazie alla musica guida il movimento e basta quello per attirare l'attenzione del pubblico. Sembra una banalità dire danza e musica e c'è la coreografia o c'è lo spettacolo di danza, però per me non è mai una banalità e anzi più scopro musicisti che hanno autorialità diverse, più questo varia anche il tipo di coreografia e contenuto che porto in scena, ma parte sempre dalla musica, sì. Quanta improvvisazione c'è in questo lavoro? Sì, l'improvvisazione mi piace considerarla come un range di libertà, ma con delle regole. Io ho un amore smisurato per il jazz e molto spesso lavoro con musicisti che sono anche jazzisti e loro hanno delle regole, cioè una tecnica di improvvisazione e per me è la stessa cosa. Ci si arriva a improvvisare bene dopo tanti anni, dopo tanto studio, quindi non è un concetto naif dove vado e improvviso, grazie al sentimento, ma è totalmente ragionato. E qui in Passaggio Paesaggio ci sono dei vincoli di tempo e di spazio che comunque riescono a disciplinare il movimento, quindi per voi pubblico, cioè da parte di chi guarda, sembra tutto fissato e studiatissimo, nei minimi particolari in realtà è la musica e queste linee di tempo e di spazio che disciplinano il movimento in scena e lo rendono godibile. Benissimo. Quindi ecco questa... questo è
molto particolare, è molto delicato. Allora, sì. L'appuntamento con Passage Paysage è per sabato 19 ottobre, ore 19, poi domenica 20 ottobre, ore 17, a Cango, Cantieri della Goldonetta a Firenze, nell'Oltrarno. E noi ringraziamo molto e facciamo un grande in bocca al lupo a Camilla Monga. A presto. Grazie. E ci ascoltiamo adesso l'aria di Che sei l'arbitra del mondo intero, il sogno di Scipione, Wolfgang Amadeus Mozart, le parole di Pietro Metastasio. Ma non pretendere, perciò l'impero d'un'alma intera.
di Scipione, musica di Wolfgang Amadeus Mozart, le parole di Pietro Metastasio, oggi protagonista della nostra trasmissione in occasione del festeggiamento dei 60 anni dalla riapertura del Teatro Massimo di Prato. E noi però continuiamo il nostro viaggio negli spettacoli in programma in Toscana nei prossimi giorni e rimaniamo a Firenze per parlare di Hotel Borges, presentato dalla Piccola Compagnia della Magnolia sabato 26 ottobre al Teatro Goldoni. In occasione del Festival Avamposti organizzato dal Teatro delle Donne. Testo e regia di Giorgia Cerruti, che è con noi al telefono. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, buongiorno. Hotel Borges. Borges, già questo cognome ci incute un certo timore, una certa reverenza, il grandissimo scrittore alla base di tante suggestioni novecentesche, labirintiche spesso, no? o fantastiche, questo grandissimo autore che però qui è il nome di un hotel. Allora partiamo da questo titolo, da questa suggestione che tu lanci con uno spettacolo che potremo vedere in prima regionale al Teatro Goldoni di Firenze. Sì, allora, innanzitutto lo spettacolo nasce dall'aver in maniera molto libera, fuori dal lavoro, fuori dal teatro, ripreso 2 anni fa alcune letture di Borges che non facevo da anni, in primis L'Asterione, poi I suoi sogni, eccetera. Quindi sono un po' rientrata nel mondo di Borges, nel quale peraltro non tornavo da 20 anni, e mi ha davvero nuovamente affascinato questo tenere insieme realtà e artificio in maniera assolutamente verosimile, con una menzogna che appare sempre veritiera. Mi divertiva molto questa cosa, anche un po' bestemmiatrice, quasi come a poter riscrivere la realtà, i finali, gli inizi, spostare le nascite di alcune persone dentro ad altre galassie, mischiare i piani, confondere le carte, dire le bugie. E questa cosa mi ha divertita. In quel periodo ho letto accanto a Borges Autobiografia del Rosso di Anne Carson, ed era un libro che trattava di Asterione, di questo ragazzo che ha voglia di crescere in questa sorta di romanzo di formazione che la sua vita incontra a se stesso attraverso numerosi mostri interni alla famiglia, mostri esterni, e attraverso questi incontri entra faccia a faccia con sé, un romanzo di formazione. Poi, per dirti, a raccontartela come funziona, Anne Carson mi ha detto: il mio testo non si può mettere in scena. Allora, nel frattempo però mi ero innamorata di questa piccolo Asterione, allora ho detto: senti, mi scrivo io una cosa, sì, che tenga insieme le bugie di Borges, questo Asterione rosso che attraversa il mondo, che in qualche modo rielabora il mito di Eracle e Gerione e prova a immaginare la storia di Fortunello, peraltro Fortunello è il titolo del protagonista, e a immaginare la storia di questo ragazzo che ha una particolarità un po' arrabbiana, ha una pietra verde nella testa, come si può dire, un'anomalia, a qualcosa che non va, una stranezza, una corda pazza, e questa anomalia fa sì che lui cresca isolato, cresca in questa cantina dove trova ristoro tra i suoi libri, tra le sue fantasie, tra i suoi sogni. È un ragazzo orfano e in questo mondo che si è un po' ricostruito sogna ad occhi aperti. Uno dei suoi primi sogni è diventare da grande concierge in un grande albergo, e quindi in un qualche modo è metafora di una voglia di incontrare il più ampio ventaglio possibile di mondo, come può permettersi di fare il receptionist di un albergo, quindi entrare in contatto con varia umanità e con questa umanità confrontarsi, scontrarsi. Fortunello è anche il personaggio inventato da Ettore Petrelini, quindi certo, diciamo che quindi c'è un gioco innesta anche questo capriccio favorito dalla fortuna che Petrelini aveva scovato
dai fumetti di Hooligan, da cui aveva tratto fuori il Fortunello, eccetera. Quindi c'è un po' una deriva dada che prende il personaggio attraverso questo corollario di mondi cui afferisce. Borges, ma Rabal, ma Petrolini, sicuramente Fellini. Ogni volta che riprendiamo questo lavoro, che è un lavoro piccolo, che ha bisogno di raccoglimento, mi accorgo che la bugia è centrale. La bugia non come foriera di danni e ai danni altrui, ma come piccolo ristoro dalla realtà. E si dice un sacco di piccole bugie dorate questo ragazzo con la pietra d'oro nella testa. Ecco, e che cosa vedremo in scena? Davide Giglio, attore fondatore della compagnia, con me, solo in scena, dentro a una specie di piccolo vulcano di sabbia. È la sua cantina che si è costruita a sua misura. Lui si crede un Asterione e si è costruito un mondo di sabbia vulcanizzata sotto i suoi piedi. Vedremo Davide che lavora con dei pieni e dei vuoti, lavora con dei personaggi che gli si affacciano, che vanno a trovarlo, ma sono immaginari, sono della sua testa, lavora in maniera molto fisica e lavora con un rapporto con la musica molto, molto forte. C'è una partitura musica-voce, come sempre nei nostri lavori, abbastanza prepotente. È un lavoro che non ha volutamente una scrittura narrativa lineare, ma è davvero un capriccio, direi quasi nonsense, non vuole avere un intreccio ABCD, ma è proprio una sorta di esplosione di deliri, di visioni che ha Fortunello e che hanno in parte avuto anche gli attori che abbiamo ascoltato per scriverlo. Arrabal con la sua pietra della locura, che è stato per noi anni fa un grande riferimento, abbiamo fatto dei suoi lavori, è tornato anche prepotente in questa possibilità di scrittura non naturalistica, non verosimile. Lo stesso lavoro prova a farlo Davide nel suo agire scenico, con forza, con fragilità, che sono due elementi senza via di mezzo che costituiscono molto il suo essere attore. Grande forza, grande fragilità e un grande senso di spericolatezza. Non sai mai dove finisce il suo lavoro. E in questo ci siamo un po' tutti noi, in questo romanzo di formazione. Non sa dove porsi rispetto al mondo, e tutti noi, no, un po' non sappiamo, ecco, come porci, sì, rispetto, sì, al mondo. Alle volte crescendo abbiamo paura di perdere dei pezzi di noi, di tradirli. Questa pietra d'oro ce l'abbiamo tutti, no? Ognuno ha la sua. Ricordo che quando facevamo lo spettacolo a Napoli o a Caserta, mi sa, c'era una signora che dopo lo spettacolo ci disse: questa pietra d'oro e tante cose. A me ha fatto pensare alla mia bambina, certo, che è autistica e in qualche modo ha questo essere, dono, sì, e questa spada di Damocle, no? Sulla sua vita. Certo. E quello può essere per lo spettatore, per un altro può essere un'altra cosa ancora, per un attore può essere la sua vocazione di fare l'attore così vilipesa oggi. Per tutti c'è una pietra d'oro che ci rende anomali e difficilmente collocabili, a meno che non ci si permetta di essere normalizzati. Beh sì, grandi suggestioni, tanti autori, grandi suggestioni, quindi a questo punto non ci rimane che venire a vedere Hotel Borges, non ci rimane che venire a vederlo. Ricordo, è l'appuntamento Teatro Goldoni, via Santa Maria 15 a Firenze, sabato 26 ottobre ore 20:30, prima regionale, con Davide Giglio, e il test e la regia di Giorgia Cerruti, che noi ringraziamo molto per essere stata qui al telefono con noi. Grazie mille Giorgia, in bocca al lupo. Grazie a voi, un abbraccio e buona giornata. E con questo noi concludiamo la puntata di oggi, è una puntata, come avete sentito, ricca di ospiti, di anche spettacoli pieni di suggestioni, molti hanno in relazione con il mondo onirico, con i sogni, l'immaginazione, questa è una delle declinazioni possibili del nostro teatro, molto frequentata dalla scena contemporanea, quindi consiglio è naturalmente
di andare a vedere questi lavori. Noi ci fermiamo qui, ricordiamo che la prossima puntata di Luce d'Italia andrà in onda come di consueto il primo mercoledì del mese e dunque mercoledì 6 novembre alle 15.40, poi in replica il venerdì successivo la mattina alle 10.40. Potete seguire anche online sul nostro sito internet e su tutte le piattaforme audio. L'indirizzo per contattarmi è info@retetoscanaclassica.it. Dunque un saluto e un grazie per l'ascolto da Giovanni Mori in regia e da Rodolfo Sacchettini al microfono. Abbiamo trasmesso Luce d'Italia, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.